Nel 2013 cade il quarto centenario della nascita di uno dei personaggi più importanti della storia di Massa, il cardinale Alderano Cibo, e Massa quindi ha deciso di ricordare questa figura con una serie di iniziative che comprendono un percorso tra i principali monumenti cittadini, ovvero la cattedrale e il palazzo ducale, e due piccole mostre che si tengono al Museo Diocesano e qui all'Archivio di Stato dove ci troviamo. Quindi le iniziative dal nome complessivo di Il Cardinale per Massa sono costituite dalla mostra Dono di Sua Eminenza, Meraviglie del Barocco Romano a Massa, che si tiene al Museo Diocesano e in cui sono raccolti paramenti sacri, oreficerie donate dal Cardinale alle chiese di Massa, e dalla mostra Le Carte del Cardinale qui all'Archivio di Stato, in cui sono raccolti documenti, lettere, pergamene relative ad Alderano. Infatti qui all'Archivio di Stato è conservato l'archivio del prelato che giunse a Massa insieme alla sua biblioteca da Roma alla morte del prelato, quindi nell'anno 1700, e poi mentre la biblioteca fu dispersa l'archivio passò quasi integralmente qui all'Archivio di Stato. E un fondo, uno dei più importanti dell'Archivio di Stato, che contiene in particolare la corrispondenza del cardinale con i familiari e il suo epistolario con i potenti dell'Italia e dell'Europa dell'epoca. Infatti Alderano non fu solo cardinale per ben 55 anni, ma segretario di Stato di Papa Innocenzo XI, quindi alla testa della diplomazia pontificia. E nelle cinque bacheche che compongono l'esposizione abbiamo messo in mostra documenti che ripercorrono le vicende biografiche di Alderano, e quindi il visitatore può seguire, ripercorrere la sua vita dagli esordi e quindi dalla giovinezza a Massa e poi il trasferimento a Roma e l'avvio della carriera ecclesiastica, alle ultime due bacheche che invece sono focalizzate sulla sua ricca attività di mecenate qui nella capitale del piccolo Ducato del Cibo e quindi la sua attività di finanziatore della costruzione di altari, chiese e della produzione di opere d'arte per gli edifici di culto cittadini. Nella prima bacheca sono stati inseriti alcuni documenti che illustrano la tradizione della famiglia Cibo in campo ecclesiastico, una famiglia che aveva dato alla Chiesa uno se non addirittura due pontefici e svariati cardinali. Alderano era il secondo figlio maschio del principe di Massa Carlo Cibo e quindi venne destinato alla carriera ecclesiastica, mentre il fratello primogenito Alberico fu destinato a succedere al padre sul trono del Ducato di Massa e del Principato di Carrara. E in questa bacheca vediamo inseriti alcuni ritratti di membri della famiglia Cibo che percorsero la carriera ecclesiastica, oltre naturalmente a un ritratto dello stesso Alderano che vediamo qui al centro. Dietro di lui campeggia un'effigie del pontefice Innocenzo VIII che alla fine del 400 sedette sul trono di Pietro e che fu un membro della famiglia genovese dei Cibo. Qui invece abbiamo l'immagine del fratello di Alderano, Lorenzo, anch'egli all'interno della chiesa dove ricoprì la carica in particolare di vescovo di Iesi, e alle sue spalle un'immagine del cardinale Innocenzo Cibo, il fratello di Lorenzo Cibo, il marito di Ricciarda Malaspina. Alle spalle di questi ritratti abbiamo inserito uno dei famosi disegni raffiguranti i domini dei Cibo, conservati qui all'Archivio di Stato, una veduta di Massa da poco racchiusa entro la cinta muraria voluta dal principe Alberico Cibo, per ricordare insomma il fatto che prima del suo trasferimento a Roma Alderano crebbe alla corte di Massa e un po' anche a Genova, dove spesso i suoi genitori risiedevano, e quindi per ricreare un po' l'atmosfera della giovinezza del cardinale. Nel 1640 Alderano arriva a Roma, quindi all'età di 27 anni, in compagnia del fratello Edoardo, e quindi muove i primi passi della sua lunga carriera ecclesiastica, e nel frattempo inizia
anche a conoscere, a frequentare gli ambienti artistici della città. Già poche settimane dopo il suo arrivo, nel luglio del 1640, invia al padre Carlo un disegno del maggiore artista attivo a Roma in quegli anni, Gian Lorenzo Bernini, e in una lettera lo comunica questo invio, lettera che è esposta qui nella seconda bacheca. Frequenta inoltre, ama perlustrare le catacombe romane alla ricerca delle reliquie dei presunti martiri dei primi secoli del cristianesimo e di corpi santi da inviare alle chiese di massa. Qui abbiamo esposto una copia del volume Roma Sotterranea, che la grande opera di Antonio Bosio, che è la prima trattato illustrato dedicato alle catacombe. Mentre qui abbiamo un documento che attesta la donazione ad Alderano di reliquie che poi lui inviò alle chiese di massa. Qui sullo sfondo invece vediamo una fotografia di un'iscrizione sepolcrale paleocristiana proveniente dalle catacombe di Roma che Alderano inviò insieme alle relative reliquie per il santuario di Nostra Signora della Misericordia a Massa, cui fu sempre profondamente legato. Nel 1645, quindi 5 anni dopo il suo arrivo a Roma, Alderano è creato cardinale dal nuovo pontefice Innocenzo X e inizia una importante carriera all'interno della curia che lo vede alcuni anni dopo, nel 1656, nominato vescovo di Iesi e che poi culminerà diversi anni dopo, nel 1676, con la nomina a segretario di Stato di Papa Innocenzo XI. Nella bacheca numero 3 viene ripercorso il cursus honorum di Alderano all'interno della Chiesa e in particolare sullo sfondo vediamo una bella pergamena miniata con lo stemma del cardinale in alto, mentre qui in primo piano è esposta una lettera del Re Sole di Luigi XIV al cardinale Alderano, cardinale che fu sempre molto vicino alle posizioni della monarchia francese e che anzi riceveva sotto banco una pensione dal re di Francia. Quindi con questo e altri mezzi il prelato fu in grado di mettere insieme una discreta fortuna che impiegò soprattutto nella sua prediletta attività di mecenate e di collezionista. E qui vediamo esposto un foglio relativo all'eredità del cardinale, un foglio che risale a poco dopo la morte del prelato nel 1700 e che mostra come egli fosse stato in grado di mettere insieme un gruzzolo davvero ragguardevole che dopo la sua morte passò a rimpinguare le finanze ducali e che venne impiegato in varie opere pubbliche importanti come l'abbellimento del Palazzo Ducale e la ricostruzione della collegiata di San Pietro già in Piazza Aranci e poi distrutta all'inizio dell'Ottocento. Fu negli anni 80 del 600, quando Alderano ricoprì la carica di segretario di Stato, che la sua attività di mecenate si intensificò e produsse i frutti più importanti. In particolare a Roma, egli procedette alla ricostruzione, ad opera dell'architetto Carlo Fontana, della cappella di famiglia in Santa Maria del Popolo, cappella alla quale è dedicata la quarta bacheca, in cui sono raccolti documenti relativi sia alla costruzione della cappella, che vedete riprodotta in questa foto, uno splendido piccolo tempio completamente rivestito di marmi policromi, mentre qui in fondo vedete due vecchie fotografie di proprietà dell'archivio di Stato che raffigurano proprio i sepolcri di Alderano a destra e dell'avo Lorenzo Cibo, anch'egli cardinale, che aveva edificato per la prima volta la cappella alla fine del 400, inizi del 500. Al momento di procedere alla completa ricostruzione della cappella di famiglia in Santa Maria del Popolo, Alderano prelevò un frammento dell'importante ciclo di affreschi che ornava la cappella, dovuti al pennello del Pinturicchio, e spedì tale frammento raffigurante la Madonna col bambino al fratello Alberico qui a Massa,
che la collocò nella cappella ducale in San Francesco, nell'attuale Duomo, che stava costruendo proprio in quegli anni. E qui vedete esposta una foto che riproduce lo splendido affresco, cui è affiancato un foglio dello stesso Duca Alberico II, che narra dell'avventuroso arrivo sulle coste apuane della barca che conteneva il delicato affresco proveniente da Roma. Un'ultima porzione della bacheca è dedicata ad un singolare dipinto che raffigura la Cappella Cibo e che è conservato al Museo di Roma a Roma e che fu fatto realizzare da Alderano come dono da destinare al fratello Alberico, che ormai anziano non si poteva recare a Roma per visitare la cappella dal vivo, e quindi è un dipinto che Alderano fece realizzare agli stessi artisti coinvolti nella decorazione della cappella, in particolare a Carlo Maratta e a Luigi Garzi, due dei suoi artisti preferiti. E accanto ad una fotografia che riproduce il dipinto abbiamo esposto un volume in cui si trovano diversi documenti relativi a quest'opera, e qui in particolare si vede un foglio nel quale Alderano comunica al fratello il fatto che i suoi artisti di fiducia stanno realizzando quest'opera. La conclusione della mostra è dedicata all'attività di mecenate di Alderano qui a Massa e alla diffusione nella piccola capitale del cibo dello stile tardo barocco romano, cui diede un forte impulso anche la moglie del principe di Carrara, poi duca di Massa Carlo II, la principessa romana Teresa Panfili. Nella bacheca relativa vediamo esposti alcuni documenti relativi ad opere commissionate da Alderano. Qui in particolare vediamo una fotografia che riproduce una splendida croce processionale in argento che è stata ricollegata al cardinale proprio in occasione della mostra accompagnata dal documento conservato qui in archivio che attesta la donazione di questo manufatto alla Compagnia del Santissimo Sacramento nella collegiata di San Pietro, mentre la croce la potete vedere esposta nella mostra del Museo Diocesano. Accanto abbiamo nominato la collegiata di San Pietro e è esposto il discorso che il Duca Carlo II tenne nel 1701, quindi quando il cardinale Alderano era morto da poco, in occasione della riapertura al culto della collegiata di San Pietro ricostruita in Piazza Aranci, discorso nel quale Carlo II ricorda con affetto il cardinale e sottolinea il suo importante ruolo nell'opera di ricostruzione dell'edificio. E sempre destinato a San Pietro è un grande altorilievo marmoreo dovuto a Giovanni Lazzoni e ai suoi figli, che poi attualmente si trova nel Duomo di Santi Pietro e Francesco dopo che la collegiata fu demolita, un'opera monumentale che venne creata su modello di un ignoto artista romano che lo stesso cardinale aveva spedito a Massa, delegando quindi ai carraresi Lazzoni solamente la realizzazione materiale dell'opera e non la sua ideazione. Accanto alla foto che riproduce il maestoso altorilievo è esposto un volume che contiene i conti relativi al pagamento dell'opera negli anni che vanno dal 1688 al 1691. Le iniziative del cardinale per Massa rappresentano dunque un contributo alla riscoperta di un personaggio importante per la storia della città e non solo della città, e si spera che siano il punto d'avvio di ulteriori ricerche intorno a questa figura, alla sua attività di mecenate e di collezionista. Il cardinale per Massa vuole inoltre essere un contributo alla riscoperta di un patrimonio artistico ricco ma spesso poco conosciuto, quale quello massese, e alla riscoperta della storia della città. Il visitatore ha quindi modo di riscoprire la storia della città attraverso i documenti esposti qui all'Archivio di Stato
e anche l'occasione di apprezzare splendide opere d'arte, quali sono quelle esposte nell'iniziativa gemella, che è quella allestita presso il Museo Diocesano della città.